la caravella delle nazionali non si piega a scoprire nuove terre. La radio in sintonia su Finisterre cavalca voci di temporali. La grandine è la voce di cantanti spagnole e di cantanti tunisini che si mischiano insieme come i vini e quasi come i respiri degli amanti. Ma ben oltre i bollettini ai naviganti, oltre gli scali degli ultimi porti, con le ferite chiuse nei passaporti, i miei soldati vengono giù stanchi, perché ogni passaporto ha una ferita ed è servito per parare un colpo che era vibrato al cuore oppure al volto e ha sfregiato la foto della vita. Parte la nave e piglia a fucilare tutte quante le onde disertore, bendate stanno in piedi lì a cantare. Presentiamo un album che ha il nome di un orso, l'orso si chiama Draymond. Qual è il significato di questa bellissima parola? Ce lo spiega Max Manfredi, che è al telefono con noi. Buongiorno Max, bentornato. Buongiorno, ciao, buongiorno. E complimenti per quest'album. Sento la mia voce in eco, ma... No, ma la sentiamo benissimo. Complimenti, dicevo, per quest'album, che è bellissimo, però dobbiamo spiegare che cosa ci fa un orso in copertina, che cos'è Draymond, chi è il Draymond? L'orso in copertina è un dipinto di Ugo Nespolo che... raffigura un orso del Tibet, e Draymond è il nome locale di questo animale. Al quale tra l'altro è dedicata il primo brano del libro, del CD, che ha anche un intro. Come viene l'idea di dedicare una canzone a un orso tibetano? Non lo so, mi piaceva il suono del nome, e poi l'orso è sempre stato... non solo per me, ma un po' per le vite, per le letterature, da quella per l'infanzia fino a quella romanzesca, insomma, è sempre stato un personaggio un totem, un personaggio molto importante nelle fiabe, nei film. Mi piaceva molto anche proprio da bambino, ma tutti i bambini vengono in qualche modo affidati a orsi di pezza o di plastica, nel mio caso un orso di plastica. Tra l'altro la canzone omonima che apre l'album, Draymond, è una anche delle vette dell'album, cioè nel senso che si comincia altissimo. Qua io nasco col collare, so che non mi sbaglio, c'è sempre la luna all'altro capo del guinzaglio, dice l'orso che un po' si fa carico, sì, con la sua bile si fa carico della bile di tutti noi, no? Ma più o meno sì, è anche una, però non è proprio una figura salvifica, sì, anzi, certo. L'orso Draymond, che veniva visto abbastanza male, come un pericolo, come qualcosa che non andava bene, qualcosa da cui proteggersi in alcuni testi sacri del Tibet, nella storia fino ai giorni nostri ha avuto invece una sorte molto brutta, veniva catturato e ancora adesso in qualche caso viene catturato per estrarre la bile dal suo fegato in veri e propri lager per orsi, e ci sono anzi delle associazioni che combattono, ogni tanto riscattano qualche esemplare e quindi prendono questo povero orso della luna, che si chiama della luna perché ha una specie di collare bianco nel pelo, e lo riscattano da queste camere di tortura e lo mettono a vivere poi invece in una specie di parco, di giardino, seguendo proprio anche i suoi progressi, diciamo così, psicologici. Allora, noi abbiamo... fanno quindi un'operazione meritoria.
Davvero tante cose da chiedere a Max Manfredi. Questo è il primo album dopo Luna Persa, se ricordo bene, se non mi sono perso qualcosa. E tra l'altro, insomma, ai tempi di Luna Persa si diceva Manfredi e De André, si faceva questo paragone che a Manfredi ha dato sempre un po' di fastidio. L'abbiamo parlato credo nell'ultima conversazione perché c'è sempre questa cosa di etichettare gli autori. A me dà fastidio l'ottusità. Sì. Il paragone è lusinghiero, è bello, certo, ma è ovvio che De André era diversissimo da me. No, però è anche giusto dire che il mondo poi va avanti, nel senso che poi ognuno ha il suo stile, la sua ricerca. Quest'album il mondo va avanti avanti bene o male, va avanti, certamente. No, perché diciamo, perché quest'album a primo impatto ricorda molto Paolo Conte, allora uno potrebbe dire, Manfredi è il nuovo Paolo Conte. In realtà, secondo me, poi ascoltando... è un po' come un caleidoscopio. Sì, ognuno ci vede quello che vuole dalle figure del caleidoscopio. Questo è un caleidoscopio musicale. Ecco. Ci sono tra l'altro diversi influssi di tanti, tanti tipi di musiche. Quindi non ha senso dire ricorda questo oppure quell'altro. Ci sono delle molecole musicali che vengono, quindi ricorda come in certi dischi alcune canzoni ricordavano il fado. Sì. Qua c'è una tavolozza musicale molto molto vasta. Sì, che la copertina tra l'altro non ha molto senso riferirsi a un artista in particolare. Oh, perché stavo appunto dicendo questo? Perché so che questo dibattito interesserà pochi in Italia, però secondo me potrebbe essere interessante. Lo facciamo un movimento di liberazione dalla scuola genovese, in modo che ognuno poi è quello che è al di là sempre. Ma questo non devi dirlo a me, io mi sono liberato da millenni, almeno da quando ho cominciato mi ero già liberato della scuola genovese. Mm-hmm. Liberato nel senso che c'ero passato attraverso, li ho ascoltati, come però ho ascoltato Bob Dylan o Jacques Brel o Leonard Cohen o appunto Paolo Conte, che genovese non è, sì. Quindi non, Schubert, io non ascoltavo molto anche Schubert nelle canzoni, quindi non sono io che non, devo, non, che, non che mi devo sento liberarmi. Il problema, diciamo. È che come tutte le definizioni di comodo, molti si accomodano su questa definizione. Allora, dal momento che non fa molti danni, tutto sommato, uno l'accetta anche, dice vabbè, parliamo pure di scuola genovese. Io aggiungo sempre, a patto che si intenda scuola nel senso etimologico di ozio, perché la scuola genovese è nata così, perché c'erano degli trascina faccende talentuosi, sì, che invece di andare a scuola come il Pinocchio di Collodi facevano le ore piccole, mangiavano la focaccia e componevano anche canzoni, facevano quadri, facevano canzoni. Ha perfettamente ragione Max Manfredi, al quale comunichiamo, ma lui già lo sa, ai nostri radioascoltatori, chi ha vinto le Targhe Tengo, perché Manfredi era in finale. No, infatti dico chi ha vinto, no, no, chi ha vinto. Vabbè, ha vinto Mauro Ermanno Giovanardi con Il mio stile per album dell'anno, lì c'era Lizza, il nostro Max Manfredi. Miglior canzone, anche là Max Manfredi credo concorresse con Il Negro, se ricordo bene. C'è stato un ex aequo fra Cristina Donà e poi Bersani, per le storie che non conosci. Qual è lo stato di salute della canzone d'autore? Altra domanda che a Manfredi fanno 100.000 volte, immagino, a interviste. Però dico, anche alla luce di queste Targhe Tengo, riuscire a non rispondere, ecco. Perché tutte le volte che esce qualche articolo sullo stato di salute o sulla morte della canzone d'autore viene veramente da vomitare. E poi si vendesse un disco ogni volta che si fa questa domanda. Dunque, intanto mai come oggi ci sono state migliaia e migliaia di cantautori e di cantautrici, cioè l'offerta è enorme, una cosa così era impensabile solo anche 30 anni fa, e quindi questo è lo stato. È uno stato di salute? Sì, nel senso dire la canzone d'autore finita vuol dire sono finiti i topi o gli scarafaggi o le mosche, cioè è evidente che non sono finiti, anzi ne nascono sempre i nuovi. Lo stato di salute dell'industria culturale è invece cadaverico, sì, ed è quello il problema. Quindi anche la canzone d'autore poverina si deve trovare a navigare, è come avere degli splendidi o vascelli
o dei canotti che però si trovano a navigare in acque inquinate, velenose, agitate, così. Cioè il vero problema è lo stato di salute dell'industria culturale italiana. Sì, che poi rende tutti coloro che operano a vero titolo nella cultura un po' come il Dremong che citavamo poco fa, insomma, nella loro. E quelli che operano invece ad altro titolo, non dico che li rende dei persecutori come questi cinesi che torturano il Dremong, ma sicuramente c'è qualcosa in comune tra un'altra cosa in comune tra l'orso Dremong e in questo caso il cantautore o comunque l'artigiano o comunque il poeta, che è il fatto che molto spesso dalla sua bile, dalla sua rabbia, si ricavano profumi, ornamenti e afrodisiaci. Grazie Max Manfredi, alla prossima, in bocca al lupo sempre per tutti. All'orso. Infatti, ciao, Max Manfredi, Dremong, l'album che abbiamo presentato in questa puntata del Volatore di RMC 101.